vedeva l'impianto. Che cos'è questo? Bravo. Chi ha risposto? Chi ha detto? Ha esperienza. Ha esperienza, bravo. Cosa si fa con l'ascesso? Medico di base, antibiotico. Non serve neanche andare dal dentista, vai dal medico di base, se vede la prima cosa ti fa? Una panoramica, dalla panoramica ricerca foci dentari, lì si vede se c'è un granuloma, se no proprio vai dal dentista e ti dà lui l'antibiotico. In genere quanto si prende per una prescrizione antibiotica? 7-10 giorni, no, dipende. Soldi. Quanto? 20 euro, 20 euro, se no gratis vai dal medico di base. Okay. Io ho sempre aspettato che passasse da sé. Meglio prendere, fare la terapia canalare oppure, dipende, delle volte noi cerchiamo di salvare i denti, ma se rimangono comunque dei denti che le radici non fa disinfettare, perché le radici dentro hanno un canale che non è cilindrico, sono tipo i rami di un albero, però gli strumenti che usiamo noi per disinfettare sono dei fili dritti, non hanno questa forma. L'unica cosa che possiamo fare negli altri canalicoli è con l'ipoclorito, la varecchina, cercare di tenerla più a lungo e sperare che disinfetta. Però il più delle volte non disinfetta, uno su due non riesce a disinfettarlo e ti sfoga e poi l'ascesso. Quindi un dente ritratta, chi ha fatto mai ritrattamenti canalari? Devitalizzazioni, ritrattamenti, ok. Quelli sono casi che possono avere questo problema qua. Si fanno con più attenzione, si lascia di più il disinfettante. Se è uno, due è un conto, ma se ne dobbiamo fare 10 di ritrattamenti canalari, un po' iniziano a diventare troppe le probabilità di insuccesso. Capito? Quanti ne hai fatti ritrattamenti? Uno. Uno? C'è che ne deve fare 10. Ho fatto in Italia ad aprile, però andrei. Continua. Ho fatto un puntino nero in una delle radici, ho detto lo rifacciamo. L'ha ridisinfettato. C'è una regola, se avevi già dolore e ritratti, non dico la devitalizzazione, il ritrattamento è quando ridevitalizzi, ok, quando lo riapre il dente morto che avevano tappato il nervo, se c'era dolore hai una probabilità su due di non avere problemi, se non c'era dolore 75-80%, invece quando devitalizzi e il dente non aveva pus, quasi 98%. Se c'era pus 70%, dipende quello che c'è. Non mi faceva molto male, però pus no, infatti ero preoccupato perché se avevo detto questa parte qua che c'è anche l'impianto così. È un problema questo? Eh? È un problema? Fa male, ok. Fa male. Mentre gli altri i denti rotti non fanno male, questo sì lo senti. È più fastidioso. Guarda, paziente con i denti rotti così davanti non ha dolore, come quello avete visto prima. Questo potrebbe avere dolore. E se non dorme è fastidioso. Invece con i denti rotti, sì, male che vada non devi sorridere, finché non te lo riparo. Qui invece c'è da andare dal medico di base. Ma se è il culmine della radice, te lo puoi salvare con la piccettomia? Si fa una ridevitalizzazione oppure estrazione impianto. Se proprio ultima spiaggia si fa quello. Ma estrazione impianto, l'impianto nel dolce rotente? Sì, si fa guarire prima, si estrae, medico di base, guardia medica, maxillofacciale, chirurgo, ci sono gli ospedali in Italia che tolgono i denti, se uno c'ha dolore d'urgenza prendono e te lo tolgono al dipartimento di odontoiatria. Non so quale città siete, voi a Cagliari c'è per esempio, che ne so, quello vicino all'asse mediano, anche a Sestu per esempio, al Brozzo, te li tolgono i denti. Strutture ospedaliere, l'emergenza le fanno. Ma